Ci siamo recati questa mattina ad Amatrice. La presenza dell'esercito dà ancor più la sensazione di uno scenario di guerra. Sono stati sradicati alberi per poter far passare strade, per poter collegare nuovamente la città al resto del territorio. A Grisciano, al campo della regione Abruzzo, abbiamo incontrato alcuni volontari della Protezione Civile Valtrigno che si occupano della cucina mobile. Siamo qui con alcuni volontari delle protezioni civili della regione Abruzzo, della cucina appunto mobile della Valtrigno. Il signore è Maurizio. Maurizio Di Opi, Pino e Calto Sangro. Da quanto tempo sei qui? Da quanti giorni? Siamo da sabato e andiamo via da mercoledì. Che situazione avete trovato? Stiamo lavorando per remodati, per dar da mangiare a questa povera gente. E la signora è? Io sono Petruccia Simona, vengo dalla Penna in provincia di Pescara. Che cosa fai nella vita normale, quando non ci sono emergenze? Nella vita normale sono mamma di due figli, lavoro, insomma mi occupo della mia famiglia in generale. E cosa ti ha portato a far parte della Protezione Civile? Beh, fondamentalmente l'amore per il prossimo, perché poi quando ci sono queste situazioni non sono belle. Anche perché ti trovi a vedere delle situazioni che le persone, la sofferenza che hanno negli occhi, il disagio che vivono, non è bello. Siamo con Angelo della Protezione Civile di Valtrigno di Dogliola. Angelo, da quanti giorni sei qui? Questo è il secondo giorno, da ieri. Da ieri, sei Sì. arrivato ieri. Quanto tempo rimarrai qui sul campo? Fino a domenica. Domenica. Sì. Angelo, cosa porta a far il volontario in queste circostanze? Porta, non so adesso, la Perché si coscienza, fanno queste sì, cose? per aiutare le persone. Perché può essere che ti possa capitare a te, quindi avrai anche tu in futuro bisogno di aiuto, insomma. Grazie, Angelo. Era bambino 18 anni, di Castiglione Messermarino, della Protezione Civile anche lui Valtrigno. Emanuele, da quanti giorni sei qui sul campo? Sono qui da sabato, per una settimana fino a domenica prossima. Cosa fai nella vita civile? Studi? Sono uno studente. Cosa ti porta ad aver fatto questa scelta? Avevo voglia di aiutare gli altri. Siamo con Francesco di Penne, in provincia di Pescara, dell'associazione civile. 9 di Dove? E cosa fai nella vita civile? Fate il chef, mi hanno detto. No, io mi arrangio tranquillamente in Ma cucina, uscita, è anche una passione. Lavoro a scuola, sono titolare all'Istituto Marconi di Penne. In questo momento sono in permesso Da quanti per giorni sei qui sul campo? Siamo venuti la settimana scorsa, subito dopo il sisma, abbiamo fatto un primo turno, c'è stato il cambio e io farò fine settimana fino a venerdì. Poi ci sarà un'alternanza con un altro gruppo nostro che verrà per la prossima settimana. Cosa porta a fare questo tipo di scelta, a far parte di una protezione civile? È una passione, è una passione, la voglia di dare, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di dare il massimo, forse non si dà nemmeno a casa il massimo che abbiamo fatto, ma vedere le storie della gente, sentire i loro problemi. Sono tantissime piccolezze che abbiamo anche vissuto in altri campi, all'Aquila, a Cavezzo, e ci ha portato tantissimo nel cuore, quindi quando c'è qualcosa del genere si parte. Loro lo sanno, ci chiamano, sanno la nostra professionalità e quindi la mettiamo in campo in qualsiasi momento. Con Barbara di Dogliola, psicologa. Da quanto tempo sei qui sul campo? Da domenica, siamo arrivati domenica in mattinata per dare il cambio, diciamo, un altro gruppo di volontari. E perché si è volontari in queste circostanze? Vabbè, innanzitutto io penso che sia una predisposizione, cioè una cosa che deve nascere proprio dal di dentro. E comunque, vabbè, essendo io psicologa, per me è un'esperienza, diciamo, altrettanto importante e umana. Ludovica di Castiglione Messermarino della Protezione Civile anche del Valtrigno. Ludovica, 18 anni, ci hai detto. Da quanti giorni sei qui? Due. 2 giorni, mi rimani fino a domenica prossima. Ludovica, perché questa scelta? Perché fare volontariato? Perché quando c'è bisogno di dare una mano, se si può, si deve. Grazie, grazie tanto.
Mario Forte, vicepresidente della Protezione Civile Valtrinio. Mario, da quanti giorni sei qui? Dal 1 settembre. Dal 1 settembre rimani fino al? O all'11 o se c'è qualche altro giorno per la chiusura campo, perché forse è prevista la chiusura campo in questa settimana o al massimo inizio della prossima. Cosa fai nella vita civile, Mario? Lavoro in fabbrica, faccio l'operaio. E cosa porta a scegliere di fare il volontario? Vabbè, una passione che ho sempre per aiutare il prossimo, chi ha bisogno.